Ero in viaggio verso una delle tante date del tour quando all'improvviso... Sì. Il graccio del cocco! Chi è? Ciao, sono Barba Scura, sto facendo un nuovo video di Scienza Brutta e stavo pensando di fare una cosetta sul ragno del cocco. Il granchio del cocco? Lascia fare, lascia fare. Hai mai fatto canzone sugli animali? A parte Chihuahua di merda ispirata ai miei contro te, no. Se questi sono cani o sono rotta si freddi. Lo prendo per un sì. Come sempre le collaborazioni più fighe mi arrivano o quando sono in tour o quando sono in vacanza, vabbè, quando sono via. Ok, dammi tutti i dettagli che puoi. Allora, il granchio del cocco è una bestia che mangia tutto e che può pesare fino a 5 kg. Divora tutto ciò che gli passa sotto gli occhi: ratti, volatili, carogne, altri granchi del cocco, tutto. Ricambia il suo esoscheletro e se lo mangia. Ma che schifo, ma cos'è? Un mostro di Lovecraft? Più o meno. Vabbè, ok, ti faccio avere una demo appena ho qualcosa. Ah, un'ultima cosa. Alfonso, il granchio del cocco. Si chiama Alfonso. Alfonso, il granchio del cocco. Nel corso degli anni ho creato canzoni utilizzando WikiHow, il bugiardino delle medicine, il linguaggio di The Sims e le scritte nei cessi. E adesso, come minchia lo creo un brano per un granchio del cocco? Sono riuscito a stendere le basi con un Mac, una tastiera portatile e basta. Sono riuscito a fare un test della base abbozzata sul palco, dove avrei suonato la sera stessa. Ok, pressa poco l'idea che mi è venuta in furgone suona più o meno così. E una volta tornato in studio, l'ho fatta diventare così. Per una pura casualità siamo riusciti a trovare un buco tra gli impegni di entrambi tra le date del tour. Bella! Alfonso! Cominciamo bene. Dove sei? Ok. C'è da scrivere il testo. Io comincerei con l'appuntare due informazioni. Raggruppiamo tutto. Tanto per iniziare, guardalo. Questo è il granchio del cocco. Ma che schifo! Sembra un facehugger di Alien. No, è una reference troppo vecchia. Questa non la possiamo usare. Non la capisce nessuno. Usiamo una reference dei videogiochi, che va sempre bene. Che altro? È lento. È lento da far schifo. Ok, e cos'è quella roba che si smangia da solo? Ah vabbè, fa la muta, perde l'esoscheletro e poi se lo mangi, me lo mangerei pure io. Se io avessi un esoscheletro del genere sarei super orgoglioso, lo venderei su Amazon quando lo perdo. Trovi un modo di inserirlo. 6 hours later. Ok, materiale per descriverlo ce ne abbiamo e fa tutto molto schifo. Basta? C'è altro? Vuoi vedere come viene al mondo? Cos'è sta roba? Il maschio produce la spermatofora, un bel sacchettino di sperma. Sacchettino di sperma potrebbe essere uno degli insulti che caccio a inizio video. E poi la madre, per rilasciare le uova, twerka vicino al mare. Il che è super sexy. Non so come, ma inseriremo anche questo nel testo. Sono molto felice di ciò. 3 hours later. Ok, abbiamo appuntato una madonna di cose, la base ce l'abbiamo. Sentiamo il risultato? Sì. Alfonso il granchio del cocco. Alfonso il granchio del cocco. Ti appendo come una scatoletta di tonno. 5 kg di lentezza inarrestabile. Esoscheletro d'acciaio indistruttibile. Mangeranti uccelli e tutto il regno animale. Nemmeno tua nonna lo potrà saziare. Silenzioso e letale come sono i steak. E so che ne sono peggio delle Miracle Day. Con un Harlem Shake è venuto al mondo. Se lo vedi di le tue preghiere, padre nostro, chi t'ha morto? Come Plankton ora è peggio di un mecca. Confronto Cthulhu sembra uscito da un video dei me contro te. Alfonso il granchio del cocco. Ho visto bestie meno spaventose mentre giocava a Bloodborne. Non altro che le sono trecce a pollo. Freddy Krueger vai a casa adesso Alfonso a toglierci il sonno. Alfonso, Alfonso, su le cane. Alfonso il granchio del cocco. Ti apprendo come una scatoletta di tonno. 5 kg di lentezza inarrestabile. Esoscheletro d'acciaio indistruttibile. Alfonso il granchio del cocco. Ti fa fuori la biogenia. Logito in un nanosecondo. Era solo un innocuo sacchettino di sperma. Era l'anima dei mari della terra ferma. Alfonso! 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 Alfonso, dove sei? Porca troia!
Ok, questo è tutto. È stato... Abbiamo reso giustizia ad Alfonso. Voi potrete cantare le sue gesta. L'anno prossimo, quando andrete al mare, non pomperete sulle casse Bluetooth la tamarrata trap del momento, ma pomperete Alfonso, il cacchio del cocco. Alfonso è dentro di noi.